Buongiorno. 1 giugno 2017. Signori, sono le 5:10 di mattina. Stiamo sul traghetto che ci porta da Napoli verso Palermo per la nostra seconda giornata del Giro dei Tre Mari. Siamo qui con Maurizio, Emanuele, Giacomo, Fortunato, Matteo. Signori, ci stiamo godendo questa bellissima alba, però io sono curioso di capire da questi personaggi. Sentiamone un paio, perché in tutti poi siamo troppi. Sentiamo Emanuele per primo. Che cos'è per te questa Tre Mari? Emotivamente coinvolgente. Benissimo. Maurizio, invece a te vado un po' più sul tecnico. È la seconda giornata, siamo stati in Piazza del Plebiscito a Napoli ieri, l'Old Lambretta Club Napoli ci ha coccolato in modo esagerato quasi. Adesso stiamo andando verso Palermo, inizia un'altra tappa impegnativa. Allora, diciamo che forse è meno impegnativa di quella, però è altrettanto interessante e anche impegnativa per quanto riguarda le maestranze che hanno a che fare persone che hanno dedicato tempo all'organizzazione della ripartenza. Abbiamo chiesto al club Panorama, secondo me soltanto il Panorama. Stamattina troveremo una bellissima moltissimi, tutti siciliani. C'è una specie di raduno. Esatto. Lo sappiamo solo noi, non lo dite agli altri, perché è una sorpresa. Ma anche perché aspettavano da parecchio la Giro del Mare ritornasse in Sicilia. Benissimo. Sentiamo invece uno dei giovani, perché la Tre Mari è anche gioventù, non sono tutti anziani, pensionati, abbiamo una rappresentanza femminile importante e sentiamo anche qualche giovane. Per me la Tre Mari è un'esperienza, mi ritrovo con molti amici, si trova oggi raduno molto bello, pare si raduno, ok, lui è mio padre. Il papà che si porta il figlio dietro. Eh sì, bisogna fare un salto generazionale, se no qua sono anzianotti, va bene. Che cos'è la Tre Mari? Bella, una bella esperienza, l'ho conosciuta l'altro anno, e quest'altro l'ho ripetuta e sicuramente ci rivedremo anche se quest'altro anno te l'ho organizzato. Grazie, grazie. Sentiamo qualche tecnico. Argomenti un po' pallosi, insomma. Comunque vi ringrazio, se facciamo un saluto qui tutti quanti insieme con questo sole che sta per sorgere e ci incontreremo a Palermo. Stavo dire, dalle ore